La marcia su Roma, organizzata da Forza Nuova per il prossimo 28 ottobre, deve essere vietata. È unanime l'appello che arriva dai partiti di sinistra e centrosinistra dopo l'annuncio della formazione di estrema destra di manifestare nella capitale il prossimo 28 ottobre, proprio il giorno in cui nel 1922 25.000 camicie nere del Partito Nazionale Fascista entrarono a Roma consentendo a Benito Mussolini di prendere il potere con la forza. Il Partito Democratico, Sinistra Italiana e MDP hanno quindi chiesto l'intervento del governo. La marcia su Roma fu una tragedia, rifarla oggi sarebbe oltre che un insulto, una farsa ridicola, ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ad oggi ci possiamo trovare nella condizione di valutare l'accantonamento del piano di riduzione della pressione dell'acqua di notte. Lo ha detto il presidente di Acea, Luca Alfredo Lanzalone, durante un'audizione in Commissione Ambiente alla Camera. Al momento, quindi, nella capitale, tra le 23.30 e le 5.30, l'acqua continuerà a uscire regolarmente dai rubinetti. Acea sta attendendo le autorizzazioni per 4 nuove fonti per un'adduzione di ulteriori 360 litri al secondo. Il Comune di Roma si sta preparando alla nuova conferenza dei servizi e farà tutto il possibile per realizzare lo stadio della Roma. Lo ha assicurato oggi l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma Luca Montuori, spiegando che la città non può essere ostaggio di altre battaglie. I tempi del cantiere sono imperscrutabili, ma ci auguriamo che tutto vada avanti nel modo più spedito possibile. Per quanto riguarda le opere pubbliche, Montuori ha anche sottolineato che il ponte di Traiano non è necessario ad assorbire il traffico. Torna per il 10° anno il Festival Internazionale di Letteratura e Cultura Ebraica, che si svolgerà dal 9 al 13 settembre nell'area del Portico d'Ottavia. Tra gli ospiti che interverranno la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, la filosofa e sociologa Agnes Heller e la regista Cristina Comencini. Il festival rappresenta un momento di stimolo e confronto per la città, ha detto la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. La manifestazione si aprirà sabato con la tradizionale notte della Kabbalah, maratona di eventi culturali.